Nell'ambito dell'attività investigativa svolta dai carabinieri della stazione di Riposto a carico di un 37enne di Mascali, indagato per maltrattamenti in famiglia, ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere eseguita dal medesimo comando. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte ripetute dal mese di settembre 2022 allo scorso 11 marzo dell'indagato nei confronti della convivente, una 26enne del posto. La vittima, da mesi sottoposta a vessazioni, denigrazioni, al controllo ossessivo della sua vita da parte del compagno che le evitava di frequentare le sue amiche e di uscire da sola. L'indagato, mentre si trovava a letto con la compagna e le due figlie, avendo sentito arrivare sul cellulare di lei un messaggio, aveva iniziato una discussione e dopo averla spinta fuori dal letto, la facendola cadere a terra, il diverbio si degenerava in una colluttazione nel corso della quale la donna, a fatica, riusciva a divincolarsi. Riusciva a scappare in strada e nella stessa notte la donna ha denunciato ai carabinieri le quotidiane e sempre più brutte violenze del convivente, che probabilmente aveva iniziato anche a fare uso di droga. Un attacco aereo israeliano ha centrato l'edificio dell'ambasciata iraniana a Damasco, uccidendo o ferendo tutti coloro che si trovavano all'interno. A renderlo noto sono i media statali siriani. Il bilancio provvisorio è di 8 morti, ma si cercano altri corpi tra le macerie. Nell'incursione è stato ucciso il generale delle guardie rivoluzionarie iraniane Mohammad Reza Zahedi, che ha guidato la forza Quds d'élite in Libano e Siria fino al 2016. La risposta di Teheran sarà dura, ha commentato l'ambasciatore iraniano Hossein Akbari. Anche se raramente rivendica le sue azioni in Siria, Israele ha dichiarato in più di un'occasione di prendere di mira le basi di gruppi militanti alleati dell'Iran, come Hezbollah. Tenta il furto nella facoltà di Agraria, Università di Catania, colto in flagranza e arrestato dai carabinieri del nucleo aeromobile. Aveva escogitato bene il piano il 40enne pregiudicato catanese che l'altra notte voleva mettere a segno un colpo all'interno dell'Università di Catania. In tarda serata, infatti, utilizzando cacciaviti, ferri e forbici, era riuscito a forzare una porta dei locali del Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, che si trovano in via Val di Savoia nel quartiere Cibali. Una volta all'interno, aveva preso di mira le attrezzature presenti nei laboratori didattici cercando di portarle verso l'uscita. Ma non aveva fatto i conti con il sistema di allarme della struttura collegato a un istituto di vigilanza. I militari hanno raggiunto la facoltà in pochi minuti e hanno bloccato il lato prima che riuscisse a uscire dal locale dell'Ateneo. Lunedì il Parlamento israeliano ha approvato una legge che permette al governo di chiudere un'emittente straniera che costituisce un danno alla sicurezza dello Stato. Nel mirino c'è la TV qatariota Al Jazeera, definita dal premier Netanyahu un canale terrorista. Anche il ministro delle comunicazioni ha definito il network arabo un braccio di propaganda di Hamas, che chiuderà nei prossimi giorni. Is because of reporters who are there doing their jobs, including reporters from Al Jazeera. Al Jazeera ha condannato la legge definendo menzogne gravi e ridicole le accuse avanzate dal governo israeliano, che da tempo fa la guerra ai reportage dell'emittente. Sicurezza stradale nelle scuole. Senza regole regna il caos. La polizia locale incontra gli studenti delle scuole acesi per il progetto di educazione alla sicurezza stradale che ha come incipit «Senza regole regna il caos». Durante i corsi, tenuti dalle ispettrici Agata Privitere, Rosaria Ferlito, dagli agenti Umberto Urso e Gioele Cosantino, viene spiegato ai ragazzi chi è e che cosa fa l'operatore di polizia locale, il corretto attraversamento sulle strisce pedonali e il giusto comportamento sul marciapiede, quando può essere fondamentale per la propria incolumità l'uso delle cinture di sicurezza a bordo dei veicoli, l'uso del casco in bicicletta e l'importanza dell'uso del drone per la sicurezza e l'ordine pubblico. Dopo un'incursione durata 2 settimane, l'esercito israeliano si è ritirato dall'ospedale di Al-Shifa, Gaza. Il bilancio, sempre secondo l'IDF, è di circa 200 militanti e alti esponenti di Hamas uccisi. Il blitz ha portato all'arresto di altre centinaia di persone e al sequestro di armi e munizioni. Almeno 4 persone sono state uccise e altre 16 sono rimaste ferite nell'attacco aereo israeliano su un altro ospedale, a Deir al-Balah. Il raid ha colpito un accampamento nel cortile della struttura sanitaria di Al-Aqsa,
dove si trovavano anche diversi giornalisti. L'IDF ha dichiarato di aver colpito il centro di comando della Jihad islamica allestito nel cortile dell'ospedale. Secondo Israele, le persone uccise nell'attacco erano militanti di Hamas, ma il cortile fungeva anche da campo di accoglienza per civili e giornalisti. Intanto, un secondo carico di aiuti alimentari è arrivato a Gaza via mare, nell'ultimo test di una nuova rotta marittima dall'isola mediterranea di Cipro. Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Inaugurato il giardino sensoriale del Centro Autismo di Catania. Inaugurato presso la Cittadella dell'Infanzia e l'Adolescenza di Via Mansella, il giardino sensoriale del Centro Autismo dell'ASP di Catania, diretto da Alfio Ruggeri. Intervenuti per l'occasione il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Catania, Carmelo Florio, il direttore della Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Territoriale, Giovanni Rapisarda, la presidente della cooperativa Fenice, Silvana Strano, e responsabile politiche attive del lavoro della stessa cooperativa, Domenico Zito. Fino all'8 aprile le iniziative messe in campo presso la sede di Via Mansella, dai 3 moduli abilitativi del centro, modulo intervento intensivo precoce, centro diurno per l'età scolare, centro diurno per adulti, coinvolgimento informativo alle famiglie dei pazienti, e si apriranno al territorio, in particolare al mondo della scuola. Diplomazia al lavoro. Il ministro degli esteri francese Stéphane Séjourné ha incontrato il suo omologo Wang Yi a Pechino. Sul tavolo le relazioni commerciali tra i due paesi e tra la Cina e l'Unione Europea, ma anche la crisi innescata dalla guerra in Ucraina. Séjourné ha sollecitato una mediazione da parte di Pechino nei confronti di Mosca per far cessare il conflitto. E donc pense pas que les questions en tout cas liées à la stratégie seront évoquées, mais plutôt de comment faisons-nous pour que la paix puisse advenir en Ukraine. Une chose, éventuellement que la Russie retire ses troupes. Et donc les messages doivent être passés très clairement à la Russie. Et nous attendons également d'un grand pays comme la Chine qu'elle puisse passer des messages très clairs. Sul fronte commerciale, la Francia, più che la Germania, teme che la potenziale ondata di veicoli elettrici cinesi possa destabilizzare i mercati europei. L'inchiesta avviata dall'Unione Europea è in linea con le preoccupazioni francesi. L'ipotesi è quella di non concedere i sussidi per i veicoli elettrici ad alto impatto carbonico. Allora, nasce tantissimi anni fa. Solitamente, finito il campionato, cercavo sempre di trovare alternative, diciamo, al calcio, quindi andando a correre, andando in palestra, insomma le classiche cose. Poi è nata questa passione per il padel, andando a giocare con un mio amico, un mio caro amico, un mio collega, più un fisioterapista, Andrea Calì, e, come ho detto in intervista, Emanuele Passanisi, che era al tempo dirigente a Catania, lo è tuttora, e insieme al mio caro amico Saro Bucola andavamo a divertirci, quindi è nata semplicemente come un divertimento, uno sport nuovo da affrontare all'aria aperta, e quindi, come un po' tutti gli sport, c'è competizione, quindi è nata così per gioco, e ogni estate a fine campionato andavo a divertirmi. Certo, abbiamo fatto un evento per tutte le persone, cioè qualcosa che potesse coinvolgere tutte le persone che non sono professionisti e potersi divertire in una manifestazione che è stata creata per loro. Quindi partiamo da Catania, perché chiaramente è la nostra città, e poi i vincitori accederanno al master finale. Sì, finalmente arriva questa seconda edizione, dopo la prima che purtroppo è stata, come dire, un attimino depotenziata vista la causa del Covid. Finalmente, insomma, arriviamo a questa conferenza stampa e a questo lancio del Sicilia del Tour 2024, partendo da Catania con la prima tappa del 6 aprile e raggiungere fino al 15 giugno, che si vedrà a Palermo, con il master finale del 13 giugno. Un'inchiesta congiunta condotta da The Insider, Der Spiegel e 60 Minutes della CBS ha concluso che la sindrome dell'Havana, la misteriosa malattia che ha colpito i diplomatici statunitensi negli ultimi anni e che può causare danni cerebrali, potrebbe essere collegata all'uso di armi soniche da parte dei servizi segreti russi. Per il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, la storia non è nuova ed è un fake. Подтверждений вот этим голословным обвинением нигде не публиковал и не высказывал.
Поэтому все это не более чем беспочвенное обвинение, голословное обвинение СМИ. Il fenomeno ha preso il nome dalla capitale di Cuba, dove si ritiene sia stato rilevato il primo caso nel 2016, ma la nuova indagine suggerisce che potrebbe essere avvenuto nel 2014 in Germania. In passato le autorità statunitensi avevano affermato che fosse improbabile che una potenza straniera potesse essere responsabile dei sintomi. In occasione della Pasqua cattolica, con Papa Francesco che è tornato a chiedere la fine della guerra in Ucraina, il bilancio dei raid aerei russi su Kharkiv e Leopoli è stato di 2 morti, cifra che si aggiunge alle migliaia di ucraini deceduti in poco più di 2 anni dall'inizio del conflitto. Tanti cittadini che si sono ritrovati a Bucha, a nord-ovest di Kiev, per ricordare la strage avvenuta a marzo del 2022. Oltre 400 le persone torturate e uccise dai russi in meno di un mese, centinaia quelle lasciate nelle fosse comuni. Два роки тому весь світ побачив справжній сенс нашої битви тут, в Україні. Побачили всі, для кого це тоді було, на жаль, просто ще однією війною. Побачили, що це за війна, що Україна в ній захищає не лише свій державний cordon da suverenitet. Mentre Zelensky continua a chiedere sostegno all'Occidente, la Francia ha fatto sapere che consegnerà centinaia di veicoli corazzati e missili antiaerei all'Ucraina nell'ambito di un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha riconosciuto la sconfitta del partito di governo alle elezioni amministrative che si sono tenute domenica in tutto il paese, con oltre il 98,8% dei voti scrutinati e un'affluenza alle urne superiore al 77%, il principale partito di opposizione, il CHP, ha ottenuto il 37,6% contro il 35,6% dell'AHP. Ma soprattutto l'opposizione mantiene il controllo sulle città più grandi, tra cui Ankara e Istanbul. Almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar, Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler, kaybetmeye de devam edecekler. Secondo gli osservatori è la più grave battuta d'arresto elettorale per Erdogan da decenni a questa parte. A spingere gli elettori verso l'opposizione sarebbe stata soprattutto la situazione economica, con un'inflazione galoppante che il mese scorso ha raggiunto il 70%. L'opposizione sottolinea anche il malcontento per le politiche autoritarie e repressive del presidente turco. Mancanza di gratitudine. Così il partito di Erdogan al potere motiva la parziale ma dolorosa sconfitta alle amministrative. Il Partito Popolare Repubblicano, il CHP, ha vinto in numerosi comuni di 36 delle 81 province turche chiamate al voto, facendo breccia in molte roccaforti di Erdogan. Il sindaco di Istanbul in carica, Imamoglu, ha ottenuto il 50,6% dei voti, mentre il candidato governativo Kurum ha ottenuto il 40,5%. Çünkü ben görmüyorsam diğerinden ne hizmet gördüm? Şu anda boşuna çenemizi yoruyoruz da biliyorum. Ama deliriyorum, kabul edemiyorum. Açıkçası bugün güzel bir güne uyandık. Ben ülkem için hayırlı olacağını düşünüyorum. Zaten hepimiz aynı topraklarda yaşıyoruz. Mutluluğumuz için, huzurumuz için eminim herkes elinden geleni yapacaktır. Quarant'anni dopo la tragica e prematura morte del musicista Marvin Gaye, ucciso dal padre il 1 aprile del 1984, sono stati scoperti in Belgio decine di nastri e brani inediti. L'artista statunitense visse a Ostenda, in Belgio, per 18 mesi nel 1981. Un anno dopo è proprio lì che scrisse la sua canzone più famosa, Sexual Healing. Op een van de cassettes staat een fenomenaal nummer. Het heeft een hele dag in mijn hoofd gezeten en ik dacht, oh my god, dit is wel, dat is van hetzelfde niveau als Sexual Healing. En dat is maar één, hè? We zitten er nog bij. In attesa di ascoltare i brani inediti, controverso adesso sarà il nodo dei diritti d'autore.